Sì, sono io, dimmi. Tu sei certo stupito di vedermi qui. Non hai sbagliato strada? L'amministratore abita qui accanto. Non volevo parlare con l'amministratore oggi. Dunque, vuoi qualcosa da me? Sì, vorrei dirti due parole. Siediti, allora. Grazie, posso stare in piedi. Come vuoi. Togliti il soprabito, almeno. Veramente, fa molto caldo. Io ho sempre freddo. Guni, sono quasi 8 anni che non ci vediamo. O meglio che non ci parliamo. È vero che non ci parliamo. Perché mi hai vista ogni tanto, quando venivo dall'amministratore, una volta l'anno. Sì, ti ho vista, credo, un paio di volte. Anch'io ti ho vista una o due volte, di sfuggita alla finestra. Attraverso le tende. Hai la vista buona, tu. Ma l'ultima volta che ci siamo parlate è stato proprio qui, nel mio salotto. Sì, sì, Gunde, me ne ricordo. Una settimana prima che lui uscisse. La lasciamo andare. Una settimana prima che lui, il direttore, fosse messo in libertà. Non dimenticherò mai quel momento. Ma è un pensiero che fa troppo male. Eppure non si può pensare ad altro. No, no, è impossibile. Non mi ci adatterò mai che una cosa così mostruosa possa colpire una famiglia. E la nostra famiglia, una famiglia così per me. Ah, Guni, su molte, molte altre famiglie si è abbattuto lo stesso colpo. Degli altri non mi importa.